Sì, purtroppo abbiamo registrato in questi anni un incremento degli episodi di violenza, di bullismo da parte di diverse tipologie di soggetti, no? Non per ultima le cosiddette baby gang. Le famiglie vivono un senso di insicurezza nei confronti dei propri figli. Allora occorre dare delle risposte a questa esigenza. La prima è quella di carattere di ordine pubblico. Io per questo ho sentito oggi il prefetto Ricciardi, al quale abbiamo inviato quella nota con la quale chiediamo un tavolo tecnico per vedere un po', perché sappiamo bene i problemi endemici che ci sono sul fronte della sicurezza, organici ridottissimi, non ridotti, per quanto riguarda le forze dell'ordine, le forze di polizia e anche il corpo di polizia municipale, che avrebbe bisogno di ben altro personale. Ma è chiaro che la risposta non può essere solo di ordine pubblico. Noi infatti stiamo per mettere in campo e stiamo lavorando da mesi già in commissione e per quello che riguarda il nostro programma amministrativo sul tema invece dell'emergenza giovanile in città. Mancano spazi dove si crea cultura, mancano spazi di crescita sani, ci sono dei veri e propri ghetti a Mazara, non ce lo dobbiamo nascondere, e quindi sono i nostri giovani che prima ancora che di essere controllati e puniti hanno bisogno di spazi sani per crescere e hanno bisogno di essere educati. E anche lì occorre dare risposte di tipo educativo innanzitutto, no? Perché è chiaro che se non ci sono spazi, io, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, il problema di Mazara è che mancano spazi veri, sani, che consentano ai nostri giovani di sviluppare quelle che sono le proprie potenzialità, i propri talenti, di vivere una dimensione di crescita sana, sviluppando la propria personalità. In mancanza di questi spazi trovano spazio tutto il resto, tutto quello che noi conosciamo.